Italia-Francia 1-1 dopo la prima giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018, in corso fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Fabio Fognini, nel secondo singolare, ha superato Jérémy Chardy, rispondendo così a Lucas Pouille, che aveva sconfitto in 5 set Andreas Seppi, il CT degli azzurri Corrado Barazzutti. Ero ottimista prima, continuo a rimanere ottimista. Questo è un risultato che, voglio dire, poteva essere previsto, prevedibile, insomma, non notare una giornata di questo genere. Occhi puntati sul doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli, Paolo Lorenzi e quella francese Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut. Ma a Genova c'è anche la star storica del tennis francese, Yannick Noah, allenatore dei transalpini, che si diverte nell'atmosfera della Coppa Davis. On perd un jeu, un break à 4-3 alors qu'on mène 40-0. Je pense que c'est un jeu qui est important. Le septième jeu d'un set est toujours très important. On a perdu ce jeu malheureusement. Voilà, un partout. Italie 1, France 1, formidable. Je pense que, enfin, j'ai vu des images du match Allemagne-Espagne. Il y a aussi une atmosphère incroyable. Voilà, c'est ce que j'aime et que je défendrai avec la force que j'ai.